Andrà tutto bene, puntata numero 545, sono le 10:26 dell'8 novembre 2021 dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini, in collegamento con noi il gruppo Atlante 2000. Il presidente, l'architetto Daniele Bellu, la componente, l'architetto Maria Grazia Canuto e la responsabile per la Sicilia, la signora Teresa Catalano. Oggi con il gruppo Atlante 2000 cominciamo un nuovo ciclo di interviste, questa puntata al progetto Costituzione Europea per lo sviluppo superiore ed economico e sociale degli stati del continente europeo. Buongiorno, grazie di essere con noi e come al solito cominciamo insomma con l'architetto Daniele Bellu, il presidente che un po' è il promotore di questi progetti. Architetto Bellu, qual è l'importanza di questo progetto proprio dedicato agli stati europei? Questo progetto è molto importante perché crea l'unione politica degli Stati europei che ancora oggi non esiste. È un progetto Costituzione europea che ho fatto sulla scorta di quello che ho preparato per lo Stato italiano. Cito solo che ho trasmesso questo progetto nel 2009 al Parlamento europeo ed ho ricevuto gli elogi scritti che tengo ancora agli atti di tre presidenti del Parlamento europeo. C'è il presidente Pöttering, il presidente Buzek e il presidente Carlo Casini, che purtroppo oggi non c'è più, ha deceduto. Questo progetto è molto importante perché, dicevo, crea l'unione politica degli Stati europei, che non c'è, e l'Europa senza unione politica può fare un'azione mondiale poco efficace. E quindi è necessaria questa unione perché oggi gli stati che contano sono i grossi, sono quelli appartenenti ai grossi blocchi come gli Stati Uniti, come il Sud America, il Brasile, come la Cina, come l'India, eccetera. Quindi l'Europa, che ha sempre avuto il pregio di aver dato notevoli uomini, scienziati, geni in tutti i settori, oggi si trova un pochettino, diciamo, in condizione di insufficienza da questo punto di vista. È evidente che è necessario rilanciare questo progetto Costituzione europea, come mi è stato indicato dal presidente Buzek. Il presidente Buzek, infatti, allora mi ha detto che il gruppo Atlante invii altri input al Parlamento europeo per rilanciare questo progetto. Quindi è un progetto, poi ne parleremo nelle sue varie parti, che è molto articolato e soprattutto ha diciamo, un elemento nuovo che non esiste nelle varie costituzioni, cioè lo sviluppo degli stati per progetti. Questo è importantissimo perché in questo modo veniamo ad evidenziare quelli che sono gli elementi fondamentali che costruiranno la futura unione politica dell'Europa. Architetto Canuto, quanto è importante anche la programmazione nei vari stati europei, questa unità di intenti proprio? Voi architetti, lo diciamo spesso, siete dei programmatori, dei pianificatori, insomma. Quanto è importante pianificare? Dell'architetto è un pianificatore di un tessuto sociale, per cui la progettazione insiste non solo sul fabbricato, ma su un contesto sociale circostante, in un anello d'aria che divide il fabbricato da tutte le relazioni, i servizi che sono politici, sociali, umanitari, sanitari e tutto quello che serve all'uomo per vivere, rigenerarsi e costituire la sua vita ordinaria e straordinaria. Ora, prendete la vostra vita e fatene un capolavoro, in relazione anche a un tessuto sociale sul quale noi ci troviamo a vivere e a convivere con tutto quello che è ovviamente l'essere umano. E creare le condizioni sociali, il massimo input, e come dice il nostro architetto, il concetto stesso di Atlante parte proprio da un concetto atlantico, da un concetto circolare, non direzionale, monodirezionale. Quindi avere una visione progettuale internazionale, l'internazionalizzazione è il tema sul quale
progetti di Daniele Bellu si fondano. Quindi non un concetto chiuso, un concetto assolutamente territoriale, ma un concetto globale. La globalizzazione e la atlantizzazione di un progetto è la strategia e la chiave futura che vede il nostro paese lanciarsi su una progettazione internazionale dove il mondo si rifà all'architettura italiana, pregressa, storica, potente. Quindi è questo l'obiettivo dell'architetto oggi che recita il suo ruolo di progettista, ma progettista anche di un grande conoscitore di quella che è l'anima umana, perché costruire una città senza anima e per gente che non si ritrova, non si riconosce in quel contesto, in quel consorzio sociale, è più grande. Grazie architetto Canuto. Signora, il suo impegno anche per sostenere questa iniziativa di portare nuovamente al Parlamento europeo nella sua Sicilia, insomma, quale sarà? Lei è una componente molto attiva sui territori. Buongiorno, sì, vabbè, evidentemente essendo cittadino della Sicilia, anche un cittadino europeo, con le petizioni firmate e poter inviare al relativo Parlamento e uniti a questi comitati dei cittadini che stanno sorgendo in tutta Italia, possono chiedere l'approvazione di questa Costituzione. Queste loro petizioni prenderanno, diciamo, solleciteranno la presa in considerazione per la riforma strutturale dello Stato italiano. Quindi sono tutti compresi in questo progetto Costituzione europea, che saranno in secondo tempo presentati anche nel Parlamento europeo. Noi non ci fermiamo, continuiamo sempre a fare rete, a cercare anche più cittadini che vogliano firmare e collaborare con noi, associazioni culturali, di volontariato, di tutti i tipi, per poter, diciamo, portare avanti questa petizione. Grazie, grazie alla signora Catalano, all'impegno insomma che pone sul territorio proprio per diffondere ancor più la promozione del progetto del gruppo Atlante 2000. Io ringrazio il presidente, l'architetto Daniele Bellu, la componente, l'architetto Maria Grazia Canuto e la signora Catalano che abbiamo appena ascoltato. Vi do appuntamento alla prossima puntata, che andrà tutto bene, con il gruppo Atlante 2000. Buona giornata.